Secondo me il caffè va preso un po' amaro, anche perché si sta. Certamente! Per me un po' lo zucchero è arrivato a quell'anima e prezzo! E meglio ancora del caffè la cicoria che rinfresca. Uè, pasticcini, bene, bene, fatti in casa, immagino. Sì, sì, una volta tanto si può fare. E permette che faccio io. Ma non è facile con un po' di zucchero, questi qualche mandorla. Ma con lo zucchero non vengono troppo dolci, non vengono... È la scoperta, se ci metto lo zucchero vengono dolci per forza, no, non è una fatalità, è proprio così. Ma come dicevo prima, una volta ogni tanto... Però è meglio non esagerare con lo zucchero, io sono dell'idea. Ecco, però un pasticcino lo può assaggiare, Donati. No, un favore personale a me. No, che... no, non posso. Uno che è uno. No, no, non insista, non posso proprio, va via l'andiere. Don Ferdinanda? No, no, grazie. Ma io lo metto qua, servitevi, eh? Io sono malata, povera me. Se non ci stasse la premura di mio figlio Totonno. Due iniezioni al giorno c'ho la diabete e le preghiere di questa mia nipote e naturalmente quelle di Don Ferdinando. Le meritate. Sino da mo che il Signore mi avesse già chiamato un paradiso. Tra 100 anni, Donna Mercedes. No, guardate, è troppo. A me mi bastasse di vedere questa mia creatura sistemata. Ecco, pensate poi che ci sarebbe una ragazza molto buona, una cugina di secondo grado, te ne pure roba. Povera figlia, proprio se ne muore appresso a tuo tonno. Mamma, Teresa tiene 48 anni. Stattene fuoco, chiedete, non dicelo, fa salire!